Allora, ricorderete che qualche mese fa avevo fatto alcuni post dove spiegavo come passare da delle frasi a dei disegni, a delle immagini prodotte da intelligenza artificiale, e questo poteva essere fatto o attraverso dei siti web che davano questi servizi più o meno gratis e più o meno a pagamento, oppure anche attraverso dei sistemi che usavano Colab. Il sistema che usava Colab, quando l'avevo fatto qualche mese fa, impiegava qualcosa come mezz'ora per ottenere delle immagini spesso di qualità non esaltante, e quindi non l'avevo molto fatto vedere. Ma adesso ho visto che da qualche mese, insomma, in realtà è già vecchia di quasi un anno, se non di più, è comparso un nuovo algoritmo che è disponibile anche per tutti, da far girare sui computer di Google, e che consente di avere delle immagini con qualità molto alta e soprattutto in tempi molto, molto interessanti. Quindi, per fare questo esperimento, la cosa più importante è avere questo link a questo sito. Questo qua si chiama colab-researchgoogle.com, che è un link da Google, e che praticamente entrando in questo modo si entra in questo Colab, che è un sistema molto interessante di Google che permette di avere dei computer anche di una certa levatura, diciamo, che funziona. Ora, quando si entra praticamente in questo link che metterò nei commenti, compare sostanzialmente questo è quello che si chiama un notebook, e in questo notebook è possibile, adesso vi faccio. È già preimpostato, per eseguirlo è sufficiente in sintesi fare play su questo. Facendo play compare questo warning, dove chiede di eseguire il notebook. In questo caso ho già delle sessioni in corso, perché il computer regala le sessioni, ma a condizione che non si abusino. Quindi in questo caso ne avevo già una in corso per un esperimento che ho fatto prima. E facciamo, eseguiamo, cioè connettiamo, quindi questo vuol dire che Google ci offre un computer tutto nostro, e su questo computer praticamente fa girare tutto il software che è scritto qua, che adesso non sto a farvi vedere, ma sostanzialmente si scarica tutto il necessario. Il necessario sarebbe una lunga sequenza di comandi Python, di cui, che però voi non vedete praticamente mai in questo contesto, quindi è tutto nascosto attraverso questa maschera. Quindi attraverso questa maschera voi chiedete, per esempio in questo caso lui diceva voglio un felino, in inglese felino sarebbe una tigre ad esempio, no? O un gatto anche in alcuni casi, comunque un gatto arancione che sta abbracciando una roccia coperta di neve in cima alla montagna più alta del mondo, no? Tutto scritto in inglese. Qui si dice la qualità con cui si vogliono avere le immagini, queste sono 256x256, e poi si chiede quante immagini si vogliono generare e una sorta di qualità dell'immagine. Qui si può inserire anche delle cose che non devono comparire nell'immagine, e quando si lancia la prima volta compare questo errore, ma questo errore è voluto, nel senso che bisogna lanciarlo due volte, quindi lo rilanciamo una seconda volta. Questo perché doveva installarsi, praticamente Google ci ha regalato un computer vergine su cui sta installando adesso tutte le sue cose. La procedura di installazione di Google è abbastanza lenta inizialmente, e la fa tutte le volte che rientrate da zero in questo Colab. Ma se per caso avete già iniziato il processo, quindi avete iniziato magari un'ora prima a fare questa operazione, poi per ottenere le varie versioni delle vostre immagini non dovrà più impiegare questo tempo, e quindi lo risparmiate. Adesso quindi cerchiamo, cioè il video, cercando di farlo appunto in tempo reale per dimostrare che si può fare in un tempo umano. Però ugualmente lui impiega un pochino di tempo a fare tutte queste operazioni. Queste operazioni che vedete adesso sono quelle operazioni che vengono fatte una volta per tutte. E niente, deve scaricare un sacco di materiale
da internet, vedete che qui ha già scaricato dei pezzettini da 2 giga e vari, deve installarsi, deve risolversene. Sta usando tutta un po' la tecnologia che conosciamo, e poi quando sarà pronto, in pratica adesso fra un attimo, vedete che fa tutta una tecnologia abbastanza complicata, ma ecco, adesso sta generando, no, non è ancora lì, comincerà a fare il mestiere che ci interessa quando poi scriverà da 1.25, no? E allora tra 1.25 è il meccanismo con cui effettivamente andrà a generare le immagini partendo dal testo. Ora, quindi aspettiamo ancora un attimo che si carichi tutti i suoi pezzi, sono reti neurali, quindi intelligenze artificiali di un livello abbastanza alto. Questa intelligenza artificiale è stata pre-trainata con una serie di immagini disponibili, credo, in Google. Sono immagini che sono state taggate in qualche modo dalla gente o da Google stessa, in modo tale che ogni immagine sono state associate dei tag. Quindi quando voi chiedete a questo punto di ricostruire un'immagine, quello che di solito fanno queste reti neurali è di provare a produrre casualmente un'immagine e vedere se i tag associati a quell'immagine si avvicinano ai tag che avete chiesto voi. Se si avvicinano, allora la rete neurale continua nella direzione di avvicinamento progressivo, questo è un meccanismo molto normale. Ecco, qui abbiamo la generazione del famoso gatto arancione in cima alle vette. Allora, quello che succede, vedete che l'ha fatto molto velocemente, questo è un esempio di gatto arancione. Qualità non è micidiale, ma comunque il concetto c'è, cioè nel senso che questo è quello che ha generato, quindi si vede chiaramente un gatto che sta lavorando, cioè sta praticamente nella neve, insomma la qualità dell'immagine. Adesso queste immagini sono ancora piccolette, ma volendo si possono avere immagini più grosse, per esempio si può avere 512x512, che sono, quindi cominciano a essere di qualità decisamente interessante, e poi qua si può costruire, diciamo, a Bridge over the sea, una macchina rossa, questa me la sono inventata sul momento, e gli sto chiedendo un'immagine, una risoluzione abbastanza pronunciata, ne voglio tre, adesso non so se ce la fa, perché potrebbe essere impegnativo. Comunque, se ne faccio così, praticamente se non crasha, ok, sta praticamente sviluppando questi concetti, vedete che è un po' più lento di prima perché gli ho chiesto una risoluzione molto più alta, cioè 4 volte più alta, quindi si impiega 4 volte tanto, e quindi il tempo che impiegherà in questo caso ce lo dice già qua, e saranno circa 2 minuti e mezzo, che sono tantini, ma tenete conto che in questi 2 minuti e mezzo sta facendo delle immagini di una qualità abbastanza grande, e ne fa 3 oltretutto. L'algoritmo di qualche mese fa che abbiamo usato, o anche quello che trovate su internet, per fare questa operazione ci impiegava delle ore addirittura, e quindi direi che siamo di fronte, anche per tutti i limiti di questa generazione, a una piccola rivoluzione. Ok, tanto per capire un po' se le parole sono adatte, basta vedere, ecco, vedete qua ci sono, diciamo, delle implementazioni, insomma, che possono anche non essere particolarmente interessanti, quindi bisogna provare delle varianti, e magari quando provate le varianti potete fare anche delle prove molto piccole per vedere se le parole sono giuste, in modo tale da, e qui potete mettere anche 10, generare 10 immagini, e qui potete mettere degli esperimenti per vedere se le parole sono, sì, io voglio dire artistical, Picasso, Picasso car, questo qui è un altro esperimentino, vediamo un po' se, visto che a volte mettendo artistical, insomma, corregge un po' le cose, comunque sicuramente avendole generate così, genera praticamente delle cose un po' più artistiche della macchina. Quindi se per caso il seed di partenza ci sembra interessante, potremmo provare a cambiare e qui mettere un pochino più grosso, tipo 256x256,
come avete visto, cioè, per generare 10 immagini del precedente ci aveva impiegato pochi secondi, e adesso per generare queste altre a una risoluzione maggiore ci impiegherà 50 secondi, che comunque, come al solito, è un tempo abbastanza possibile. E noi abbiamo la possibilità di verificare se l'intelligenza artificiale, diciamo, sta producendo delle cose interessanti o meno. Allora, dal punto di vista artistico sicuramente è interessante questa impostazione, vedete che genera delle immagini surrealistiche, quindi direi che funziona molto bene per produrre dell'arte surreale. Se togliamo artistica, se togliamo Picasso, probabilmente otteniamo delle cose un po' meno surreali, quindi facciamo ancora questa prova e poi togliamo ancora artistica e vediamo se ci piace ancora meglio. Quindi con Picasso abbiamo ottenuto proprio un ipersurrealismo, togliendo Picasso dovremmo ottenere qualche cosa di un pochino più realistico. Vediamo un po' cosa ha tenuto, sì, però sempre insomma, è interessante, no? Cioè, quindi, alcune di queste immagini sono sicuramente da buttare, ma nell'insieme l'idea c'è, cioè nel senso c'è il produrre comunque delle opere artistiche, tutte diverse tra di loro. Tra l'altro notate che se io facessi rigirare questa cosa qua una seconda volta, i disegni saranno sempre diversi, perché vengono prodotti ogni volta in maniera relativamente casuale, quindi sono praticamente delle opere uniche in molti contesti. Quindi peraltro questo sistema, io che mi sto interessando anche di NFT, può essere un ottimo sistema per generare degli NFT, essendo abbastanza sicuri, ragionevolmente sicuri, che quanto è prodotto sia originale e unico. Volendo uno può giocare su queste parole per tanto tempo e produrre, insomma, del materiale, selezionare fra quello ottenuto, diciamo, quello che gli interessa di più. Allora, direi che questo esempio è tutto. Come avete visto, ci si impiega solo quei 3-4 minuti iniziali per far partire il notebook su Columnnet. Una volta lanciato, bisogna lanciarlo due volte, una volta scritto la frase che si vuole ottenere, quindi qui si possono ottenere le varie cose, e qui le cose più importanti, direi, sono le dimensioni, larghezza e altezza che si vogliono produrre, il numero di immagini che si vogliono produrre, che avete visto che le genera abbastanza facilmente, e non batches 1, qua indica quante volte itera l'algoritmo, e in teoria più volte più si alza questo numero e più l'immagine dovrebbe risultare elaborata, quindi eventualmente non troppo banale, non troppo strana. In realtà aspettatevi che vengano fuori delle cose abbastanza strane, soprattutto nella rappresentazione di uomini, insomma di umani o di animali, a volte vengono fuori delle cose abbastanza strane e molto particolari. Allora, io direi che per questo video è tutto. Grazie.